Ma noi siamo la regione quest'anno record per le risorse che la regione in quanto tale, portandole via alle altre voci del bilancio di una regione, dalla cultura alla pubblica istruzione, allo sport, al trasporto pubblico, ci mettiamo in aggiunta a quello che sono le risorse del sistema sanitario nazionale, che diventa diviso per 20 quello regionale, 330 milioni. Non ci sono regioni che ne mettano tante per poter sopperire e garantire il livello di servizi che abbiamo. Abbiamo l'ospedale di Careggi, che è il primo in Italia, insieme ad altre tre, l'ha certificato Agenas, l'agenzia del Ministero. Abbiamo nei LEA, nei livelli essenziali d'assistenza, un podio, siamo fra le tre regioni migliori, è perché per noi c'è impegno, ci sono risorse, però se a livello nazionale nelle priorità del bilancio fosse data più voce alla sanità, sicuramente andrebbe meglio. Ma dal payback noi dobbiamo avere più di 400 milioni, immaginatevi con 400 milioni cosa potremmo fare in Toscana. Assessore Pezzina d'Arezzo, la 4 giorni della sanità, si disegna un po' il futuro della sanità italiana e anche regionale? Qual è il quadro che sta emergendo da questi primi incontri? Intanto questa è una grandissima occasione di confronto e partecipazione, insomma ci sono migliaia di persone, ci sono tante occasioni di approfondimento su temi di ordine generale, temi di ordine tematiche di ordine settoriale, quindi intanto va espresso un apprezzamento per questa organizzazione, perché diciamo, è uno dei principali eventi, se non il principale evento, che si occupa di tutela e promozione del diritto alla salute nel nostro paese. È chiaro che le sfide di questo tempo fanno tremare i polsi, no? Perché abbiamo da una parte bisogni di salute che crescono, perché ad esempio c'è una popolazione la cui speranza di vita aumenta, e questo è un fatto positivo, insomma, no? E si vive più a lungo, ma vivendo più a lungo ognuno si porta con sé un bisogno anche di cura, di attenzione del sistema sanitario e sociosanitario sempre più rilevante, e questo determina un'enorme crescita della domanda di prestazioni. Dall'altro abbiamo invece un grande problema di risorse, noi abbiamo quindi una domanda che cresce, ma i sistemi sanitari operano con meno risorse rispetto al passato, in valori reali, non prendo in considerazione quelli nominali. E questo rischia di produrre un cortocircuito, insomma, mette a rischio la tenuta del sistema. La grande sfida è questa, come si costruisce un equilibrio durevole nel tempo tra i bisogni di salute a cui bisogna dare delle risposte, la sostenibilità e l'equilibrio del sistema. Questa è la grande sfida di questa epoca storica. C'è bisogno, a mio avviso, che la sanità pubblica abbia una maggior considerazione a livello nazionale, lo dico chiaramente, c'è bisogno di più risorse subito, diciamo, se vogliamo dare risposte ai cittadini, ma insieme a maggiori risorse c'è bisogno anche di cambiare i modelli organizzativi, e questa è una grande occasione di confronto proprio sull'innovazione dei modelli organizzativi di presa in cura, di presa in carico, sullo sviluppo della cosiddetta appropriatezza. Insomma, qui c'è un cantiere di elaborazione che può consegnare anche al decisore politico, anche ai dirigenti del sistema sanitario, un patrimonio di proposte che può essere utile, diciamo, ad affrontare quelle sfide di grande portata a cui prima ho fatto riferimento. In tutto questo il ruolo che può avere, che ha e che può avere l'associazionismo? L'associazionismo ha un ruolo enorme, perché alla fine noi dobbiamo considerare questo, no? A me capita spesso di ribadire questo concetto. La sanità è fatta di professionalità, è fatta di scienza, è fatta di organizzazione, è fatta di strutture, di tecnologie, di risorse, ma la sanità nel tutelare e promuovere il diritto alla salute ha bisogno anche di altri ingredienti, la dimensione umana e la dimensione sociale. E l'associazionismo porta un valore aggiunto in questa direzione, contribuisce a dare un'anima al sistema sanitario, e credo che quindi il contributo dell'associazionismo sia un contributo particolarmente rilevante che anche il sistema istituzionale e l'organizzazione sanitaria deve riuscire a valorizzare sempre di più. Grazie, buon lavoro. Grazie a lei. Roberta Casini, sindaco di Lucignano, ad Arezzo Fiere Congressi, al Forum Risk Management in Sanità, che ha aperto oggi i battenti. Quali sono gli elementi di criticità che stanno emergendo da questi primi incontri?
Ma vabbè, l'elemento fondamentale è la mancanza di risorse economiche, la mancanza di risorse umane in un sistema che ha sempre più bisogno di cure, paradossalmente, e quindi dobbiamo trovare anche le risposte. Gli elementi di criticità sono sempre i soliti, la mancanza di risorse, che sono le risorse umane e le risorse economiche, quindi dobbiamo fare sistema per trovare nuove prospettive al nostro sistema sanitario, che debba essere sempre di più equo, solidale, quindi rivolto effettivamente a chi ha bisogno. Un sistema integralmente pubblico, va ribadito, perché questo è il momento in cui dobbiamo ribadirlo. Vediamo delle devianze. Oggi il Ministro non ha fatto un problema di risorse, ha detto che le risorse possono essere un problema, ma è come metterle in un sistema che non funziona, parlando di un secchio bucato. Ecco, io credo che se veramente questo secchio sia bucato, allora dobbiamo trovare la toppa, dobbiamo trovare nella riforma il modo per chiuderla, quella criticità. E quindi io spero che le linee della riforma vadano su questo. Riforma che naturalmente parte dal Ministero, che parte dal Nazionale, ma deve tener conto dell'autonomia dei vari sistemi regionali. In Toscana abbiamo un sistema all'avanguardia, un sistema che funziona, un sistema però che fa la sua difficoltà nell'ulteriore domanda che si pone di fronte all'innalzamento della vita delle persone, quindi alla domanda sempre di più di bisogni sanitari che si affiancano anche a bisogni sociali. Ecco che quindi, quando andremo a finire le nostre case di comunità, dovremo avere poi le risorse, anche lì economiche e di personale, da inserire dentro per dare le risposte ai cittadini. Questo è il momento in cui veramente serve una prospettiva. Io spero che anche dal forum possa uscire alcune idee di questa prospettiva. E sempre dal forum, visto che conosce molto bene il programma, si parlerà anche di territorio e di piccoli centri. Si parlerà di territorio, di piccoli centri, del nostro sistema anche toscano, e si parlerà di integrazione. L'integrazione che forse è il momento in cui riuscissimo davvero a metterla a terra, quindi l'integrazione fra il sanitario e il sociale, ma anche fra il sociale e il sociale, perché abbiamo ancora in Toscana questo sistema che in Toscana e anche nelle altre regioni, ma nella nostra si sente paradossalmente, perché siamo ancora più avanti anche di altre regioni, questo sistema che il sociale che fanno i comuni è diverso dal sociale che viene fatto dalle aziende. Ecco, questo bisogna iniziare a avere una unica voce all'interno anche delle conferenze dei sindaci, che devono acquisire maggiore competenze e maggiori specificità, e rivedere anche nella nostra legge toscana la governance, perché credo che sia uno degli elementi fondamentali per cui, per parlare di medicina del territorio, bisogna anche dare la parola a chi poi il territorio lo vive. Dall'incrocio tra il ministro e i quattro presidenti di regione, tra cui il presidente Gianni, che cosa potrebbe emergere? Ma questo patto che dovrebbe venire fuori dovrebbe essere un po' le linee guida del futuro. Quindi essenzialmente io vedo che è in corso in questo momento, ma già i presidenti di regione, per esempio Calabria e Toscana, si stanno dando ragione su delle linee, quindi non è neanche un problema di natura politica, cioè in questo caso la differenza politica non la sentiamo, perché io credo che i presidenti vivono la realtà forse molto più di quanto non la stiano vivendo in questo momento al Ministero. In ambito sanitario, ma accanto al tema delle risorse ve n'è uno ancora maggiore, che è quello del sistema, cioè come si riesce a tenere un sistema che ormai è attardato da un punto di vista gestionale, ma che proprio perché è attardato va innovato, facendo sì che con maggiore efficienza garantisca equità. Quindi nessuno mette in discussione il concetto di un sistema universalistico, adesso l'idea di una riforma complessiva del sistema sanitario che coinvolga professionisti, regioni, amministrazioni comunali, e che trovi una nuova faccia per garantire i diritti di cittadinanza, che in questo momento effettivamente scricchiolano. Tuttavia non è solo il tema dei soldi, banalmente intesi, che risolve il problema. Mettere risorse in un sistema che le perde è un modo per non avere risorse dentro il sistema per l'efficienza. Tra i tanti punti che lei ha in animo, quale sarebbe a suo avviso il più urgente da porre in essere? Allora, in termini cittadini, abbiamo anche scambiato due parole stamani mattina, il tema del San Donato evidentemente, e quindi le risorse per il nostro ospedale, che però è un tema che sta dentro un tema ancora più grande, che è appunto quello che si diceva prima e che ha sottolineato sia... Arriveranno queste risorse?
Ma io ancora, come dire, il foglio non ce l'ho, però insomma mi pare di capire che il Presidente ci sta lavorando e questo mi fa molto piacere, ci fa molto piacere. Capiremo con lui e da lui quando e come, però mi sembra che l'emergenza, o meglio l'urgenza del San Donato sia sotto gli occhi di tutti. Scusi tanti, stiamo parlando di un importo complessivo di? Nell'ultima valutazione erano intorno a 170 milioni di euro, ovviamente non tutti insieme, ovviamente non tutti nello stesso momento, ma una progettualità che ci permetta di arrivare lì. Quindi, se parlo da vice sindaco di Arezzo, penso, ho in testa e nel cuore il San Donato. Da cittadina, oltre che da vice sindaco, quello che ha toccato sia il ministro Schillaci, il cui intervento condiviso pienamente, ma anche l'assessore Bezzini e anche il presidente Gianni, è comunque l'idea di una riforma del sistema sanitario, e credo che Vasco Giannotti con questo luogo di confronto stia facendo un'opera molto meritoria, non soltanto per la nostra città ma per tutta l'Italia.